Abbiamo spesso parlato di margini all'interno di un e-commerce. I margini sono importanti per qualsiasi attività, per qualsiasi business, in quanto ti permettono poi di crescere. Questo profitto ti permette di crescere e sviluppare il tuo business e poter fare più investimenti e acquistare più prodotti o comunque realizzare più vendite grazie alla promozione e grazie alle strategie di marketing. I margini sono la differenza tra ricavi meno costi. I costi in questo caso sono costi sia strutturali, costi fissi che costi variabili. Costi soprattutto di acquisto del prodotto, se rivendi dei prodotti, in quel caso incidono per la maggiore, ma non è l'unico costo o non sono gli unici costi, quelli strutturali, la bolletta, la tua sede o comunque i costi di acquisto dei fornitori. Non sono solo questi i costi critici, i costi fondamentali che devi prendere in esame quando fai un'analisi o comunque quando realizzi, ottimizzi o sviluppi un e-commerce. C'è un altro costo che spesso molti imprenditori dell'e-commerce o comunque molte persone che realizzano una startup all'interno dell'e-commerce se ne dimenticano ed è il CAC. Il CAC è il Customer Acquisition Cost, cioè il costo di acquisizione di un cliente. È un costo fondamentale soprattutto nel business online, in quanto è il costo che incide in maniera notevole all'interno del margine ed è il costo che nella maggior parte dei casi è spesso va a realizzare una perdita se non gestito in maniera corretta. Quindi se stai perdendo soldi, se stai comunque realizzando fatturato e stai perdendo soldi, vuol dire che è molto probabile che il CAC, il costo di acquisizione cliente, non lo hai valutato correttamente. Ma come si ottiene il CAC? Il Customer Acquisition Cost si ottiene dividendo i costi totali di marketing, i costi totali di pubblicità che stai sostenendo per richiamare, per attrarre del traffico qualificato, fratto il numero di clienti acquisiti, quindi il numero di clienti che hai effettivamente sei riuscito ad acquisire, quindi non solo il numero di vendite perché puoi avere più vendite per ciascun cliente, ma il numero di clienti. In questo modo ottieni il costo di acquisizione del singolo cliente. Poi ovviamente qui dovremmo anche ragionare sul fatto che il lifetime value di un cliente è maggiore rispetto a quel determinato margine, quel determinato profitto su quella singola vendita e quindi è un profitto che comunque ricavi sulla vita complessiva del cliente e sulla relazione complessivamente che avrà con te lungo il corso degli anni. Però focalizziamoci sul capire questo Customer Acquisition Cost, come incide sul margine e perché è così importante da calcolare e da valutare. Quando il Customer Acquisition Cost è superiore al margine, si genera una perdita. Quindi significa che anche se tu fatturi tanto, stai fatturando, stai vendendo tanto, è probabile che tu stia creando delle perdite, quindi non stai marginando, non stai avendo un profitto. Questo come accade? Facciamo un esempio concreto. Se vendi un prodotto che costa 50 euro, quindi prezzo di listino che metti in vendita a 50 euro all'interno del tuo negozio online, il tuo costo di acquisto, stai rivendendo dei prodotti, quindi il tuo costo d'acquisto, prendiamo in esame solo il costo di acquisto primario del prodotto, quindi non i costi strutturali, è di 40 euro, tu hai margine di 10 euro, quindi tu pensi di aver realizzato un profitto da quella determinata vendita di 10 euro. Però i costi di pubblicità che hai sostenuto per attrarre quella singola vendita, per acquisire quel singolo cliente, è di 20 euro. In questo caso, quindi, complessivamente tu hai generato una perdita di 10 euro. Non stai quindi, aumentano le vendite, aumenta il fatturato, però stanno anche aumentando le perdite in questo caso. Quindi se continui a realizzare delle vendite simili e non tieni sotto controllo il Customer Acquisition Cost, è probabile che anche le perdite continuino ad aumentare. È importante quindi calcolarlo, è importante capire se sta aumentando. Ma perché il Customer Acquisition Cost è così alto? Il costo di acquisizione cliente è così alto perché il tasso di conversione medio degli e-commerce è piuttosto basso. Il tasso di conversione medio degli e-commerce in tutto il mondo, secondo Compass che ha analizzato più di 1400 e-commerce, secondo Smart Insights e secondo Kissmetrics, è un tasso di conversione che gira tra l'1 e l'1,33%. Questo significa che ogni 100 utenti, ogni 100 visitatori al tuo sito web, visitatori ovviamente in target, altrimenti il tasso di conversione si abbassa notevolmente, è dell'1%. Quindi ogni 100 utenti si converte, realizzi una vendita. Devi attrarre 100 utenti per realizzare una vendita, questo statisticamente, quindi poi dipende molto anche dal posizionamento e dall'ottimizzazione delle conversioni che realizzi, però mediamente puoi realizzare una vendita ogni 100 utenti che
in target che entrano all'interno del tuo sito e-commerce. Quindi tornando all'esempio di prima, abbiamo detto che abbiamo avuto un costo di pubblicità per attrarre quella singola vendita, per avere quella singola vendita di quel prodotto da 50 euro e quindi marginare quei 10 euro, abbiamo dovuto spendere in pubblicità 20 euro, quindi abbiamo realizzato la perdita di 10 euro. Avere un costo di pubblicità di 20 euro è una cosa comunissima, soprattutto negli ultimi anni che il costo di acquisizione clienti è aumentato proprio perché i costi in pubblicità sono aumentati. Ci sono molti più concorrenti, c'è anche molta più appunto offerta, i costi man mano di pubblicità dei pay per click come Google AdWords, Facebook Ads sono aumentati. Prendendo sempre in esame l'esempio precedente, 20 euro è semplicissimo ottenere un costo di pubblicità 20 euro per realizzare una vendita. Basti pensare che su Google AdWords il CPC di 0,20 è un CPC piuttosto comune, quindi è un costo per click di 0,20, quindi per ottenere un singolo visitatore spendere 0,20 euro, quindi 20 centesimi, è una cosa piuttosto comune. Infatti nella maggior parte dei casi il costo per click è molto superiore. Spendere 0,20 per attrarre 100 clienti, quindi andare a spendere 20 euro per attrarre 100 utenti in target nel tuo sito e-commerce, è una cosa piuttosto comune. Quindi con un costo pubblicità di 20 euro e essendo riuscito ad attrarre 100 utenti in target, sei riuscito a realizzare almeno una vendita, però hai realizzato una perdita. Quindi è importante ovviamente calcolare già nella fase iniziale, ed è possibile attraverso gli strumenti come lo strumento per la parola chiave di Google, quindi che ti fa anche l'analisi del traffico, lo strumento Facebook Insights anche per Facebook Ads, quindi per fare un'analisi anche del traffico che si può ottenere da Facebook, o comunque nella maggior parte anche di altri strumenti come SEMrush o altri strumenti che ti permettono veramente di calcolare il potenziale che hanno quelle parole chiave o quel determinato traffico, devi riuscire a calcolare quanto potrebbe essere il costo di acquisizione del tuo cliente e quindi quanto questo potrebbe incidere sul tuo margine complessivo. Abbiamo detto quindi che il costo di acquisizione cliente è importante, abbiamo detto che il tasso di conversione è molto basso all'interno degli e-commerce e quindi il costo di acquisizione sta aumentando negli ultimi anni proprio perché i costi in pubblicità stanno aumentando. Come si fa quindi a cercare di abbassare il costo di acquisizione cliente? Per abbassare il costo di acquisizione cliente possiamo utilizzare diverse strategie, ma forse quelle più importanti sono sicuramente quello di aumentare il tasso di conversione, quindi aumentare il tasso di conversione all'interno del proprio e-commerce, quindi portarlo al di sopra dell'1%, così attraendo 100 utenti in target tu vai a convertire più utenti, quindi ottenere più vendite, quindi il tuo costo pubblicità di 20 euro non incide solo su una singola vendita, ma incide magari su più vendite. Quindi attraverso la CRO, ti consiglio di seguire i nostri video dedicati alla CRO per ottimizzare il tasso di conversione, e attraverso la fidelizzazione dei clienti. Aumentando il Customer Lifetime Value tu vai ovviamente a distribuire anche il costo di acquisizione che hai avuto di quel singolo cliente, quindi sicuramente quei 20 euro non incidono su quella singola vendita, ma se il tuo cliente acquisterà in futuro in maniera ripetitiva, quindi avrà una frequenza di acquisto maggiore, incideranno di meno. Un altro aspetto è utilizzare l'email marketing per andare a non perdere quel 99% di utenti che entrano all'interno del tuo sito e-commerce e non comprano. Devi cercare di fare il più possibile attraverso tante strategie di assistenza clienti, servizio clienti o comunque di ottimizzazione del tuo sito web, di brand positioning, di social media, di migliorare l'esperienza dell'utente in maniera tale che quel 99% di utenti, utilizzando anche per esempio la live chat per dare l'assistenza continuativa e riuscire a capire e risolvere i dubbi dei clienti, in modo tale da mantenere, da avere almeno il contatto, quindi lead generation, ad avere almeno il contatto di quel 99% di utenti che escono e non comprano. Riuscendo ad acquisire il contatto, tu quei 20 euro non vanno a incidere solo su quella singola vendita, su quella singola vendita che hai realizzato, ma ti permetteranno anche di acquisire magari 10, 20, 30 o 40 contatti per acquisire i quali non avrai più bisogno di effettuare altri costi in pubblicità perché hai già il loro contatto, quindi potrai fare l'email marketing e aumentare le tue vendite, quindi riuscire a effettuare maggiori vendite e riuscire anche a fidelizzare i clienti.